Ne ho parlato poco, ma conosco bene la materia. Ne ho parlato poco perché in fondo c'è un aspetto tecnico, ma che si può tranquillamente semplificare. Io da circa 30 anni sono deputato e anche sindaco in luoghi diversi. A partire dal 92 sono stato sindaco a San Severino Marche, oggi lo sono a Sutri, in mezzo sono stato sindaco a Salemi, sono stato deputato e sono deputato, per cui conosco bene i sistemi elettorali, elettivi, e quando qualcuno mi dice, come è capitato recentemente, che il Presidente della Repubblica ci rappresenta tutti e che è perfettamente costituzionale che dia indicazioni e che i governi siano legittimati dai parlamenti che li votano, anche se il Presidente non è stato eletto da nessuno, voglio dire che questo è vero, ma il rispetto della Costituzione non vuol dire che non si possa discutere la Costituzione e immaginarla trasformata in una dimensione più democratica. Se la democrazia ha un senso, è più, credo, credibile una persona che è eletta da milioni di persone o da migliaia di persone che non una persona che è nominata sulla base magari di meriti anche indiscussi e legati ai suoi titoli. Ma questo non riguarda la democrazia, riguarda l'insegnamento, riguarda la televisione, il merito che uno manifesta e che viene giudicato da persone competenti. Quindi è una, quella che possiamo chiamare oligarchia, che può anche funzionare benissimo, ma la democrazia invece è il governo del popolo. Quindi noi siamo in democrazia, ma dov'è il popolo? E io posso dire che gli americani hanno una democrazia più avanzata perché si elegge direttamente il Presidente della Repubblica. Marco Pannella, qualcuno ricorderà, aveva questo obiettivo da molto tempo, cioè una democrazia diretta e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Cioè tutti voi che mi ascoltate, tutti i cittadini d'Italia che hanno diritto di votare, votano il Presidente della Repubblica. Avviene in Francia. Macron è stato eletto. Poi uno può essere più bravo, meno bravo. Ma dire che non possiamo discutere il Presidente della Repubblica perché è garantito dalla Costituzione vuol dire che non possiamo criticare una persona perché è stato unto da chi? Dal popolo, no? Allora, proviamo a guardare come funziona il nostro sistema, che io credo debba essere emendato, e credo che si possa dire, e credo che non si debba affermare che siccome una cosa è costituzionale è giusta. E partirei dalla premessa che la Costituzione che c'è, va rispettata, ma può essere cambiata. E che un'altra cosa che mi è capitato di discutere con persone più fragili dal punto di vista dei principi è che la legge è sacra. No, niente è sacro, niente. Al di là della religione e della fede, non c'è niente di sacro. Non è sacra la Costituzione, che pure va rispettata, ma può essere mutata, e non è sacra la legge perché è pieno di leggi che sono state mutate. Un tempo c'era una legge che consentiva il delitto d'onore, un tempo c'era l'arresto per adulterio, quindi è chiaro che si è fatto qualcosa. Non è che quella legge, quando c'era, non doveva essere da questi considerata sacra, ma era giusto non considerarla sacra perché andava mutata dagli uomini. Non c'è una sacralità della legge. Quindi i principi fondamentali sono: la Costituzione non è immutabile, ciò che è costituzionale non è giusto necessariamente, e la legge non è sacra. Allora andiamo a vedere chi sono le personalità che ci governano. Abbiamo un Presidente del Consiglio. È inutile dire che nessuno l'ha eletto. Non era iscritto a nessun partito, non era candidato in nessuna lista. La lista che ha vinto le elezioni, le ha vinte almeno parzialmente, è di un signore che si chiama Grillo, da cui Grillini. I Grillini ci sono, Grillo non c'è, perché non era candidato. Ha preso lui i voti, perché si è esposto lui, erano voti a Grillo, e sono andati a una serie di deputati che non hanno preso un solo voto se non a cascata i suoi. Quindi anche quel partito, sul piano della, diciamo, responsabilità che ha ogni deputato, non è un partito democratico, perché i deputati che sono entrati sono tutti dei fantasmi, dei riflessi di Grillo che non c'è. Ma quello è il partito di maggioranza e comunque il partito o Grillo, che pure non c'è, quei voti li ha presi. Conte chi è? In che lista è stato eletto? Sì, beh,
Perché governa? Governa perché per essere Presidente del Consiglio non occorre vincere le elezioni, non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica, il quale stabilisce che quella persona ha quelle qualità, anche se non è stato eletto o votato da nessuno. E qui si apre, rispetto a un ruolo così importante come Presidente del Consiglio, un'altra questione. Noi l'elezione diretta la conosciamo, non ce l'abbiamo per i due Presidenti della Repubblica, che viene eletto dal Parlamento, vedremo come, e del Presidente del Consiglio, che viene nominato dal Presidente della Repubblica, ma abbiamo un'elezione diretta, democraticamente fondata, visto il caso di molti sindaci e presidenti di regione che sono popolari, vediamo il caso di Bonaccini, vediamo il caso di De Luca, che hanno avuto voti, ma sono stati eletti con il voto diretto del popolo. E allora abbiamo strani fenomeni. Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio non sono eletti, ma i presidenti di regione sono eletti dai cittadini. In Emilia-Romagna hanno votato Bonaccini, in Campania hanno votato De Luca, in Umbria hanno votato la Tesei, in Lombardia hanno votato Fontana, in Veneto hanno votato Zaia. Quindi ognuno si ricorda in quelle regioni che è andato a votare quel nome. Così vale per i sindaci. I sindaci sono eletti direttamente dai cittadini, che hanno sì dei partiti, ma delle liste, e talvolta, anche se un partito è forte, vince un sindaco che è più forte dei partiti, perché viene eletto direttamente dai cittadini. Quindi questi sono i sistemi. Se sono così diversi, perché deve essere buono e deve essere di garanzia e deve essere, come dire, giusto quello che porta ad essere presidenti, cioè il primo italiano senza essere eletti da nessuno? Perché per essere presidente della regione Lazio, Emilia, Toscana, io devo essere eletto per essere presidente dell'Italia? No. Ecco il primo punto. Ma andiamo con ordine. Chi elegge allora il Presidente della Repubblica? Lo eleggono i deputati. C'è un Parlamento di eletti, stranamente eletti, perché come abbiamo detto prima possono essere in Parlamento ma i voti li ha presi un altro. Viene eletto qualcuno nel partito di Berlusconi, ma i voti li prende Berlusconi. Viene eletto come adesso accade, perché anche Berlusconi non è in Parlamento, è il Parlamento europeo. I deputati che sono entrati in Parlamento sono stati eletti sull'onda di Berlusconi, e così altri sull'onda di Grillo, tutti possiamo dire, si chiamano grillini infatti, altri sull'onda di Renzi, che pure ha avuto una certa decadenza, e così via. Quindi ci sono i partiti e i parlamentari. Ma un parlamentare è meno libero di un cittadino. Il cittadino può non avere nessuna tessera e ha diritto di votare. Il deputato, che pure è deputato secondo quella formula che si chiama senza vincolo di mandato, cioè può cambiare partito, può votare in modo autonomo, ma normalmente il deputato di un partito vota come gli dice il capo del partito. Quindi ci sono 200 deputati di un partito, non sono 200 individui, sono 200 persone che fanno parte di un gruppo che votano allo stesso modo, seguendo l'indicazione del loro capo o del loro segretario di partito. Perché dico questo? Che da questo risulta, cosa che nessuno ha mai detto fino in fondo, che Mattarella, che era quasi completamente sconosciuto agli italiani, che nessun italiano ha votato direttamente, che se si fosse dovuto scegliere forse non sarebbe neanche uscito come nome, perché era completamente in terza, quarta fila e dimenticato, poco ricordato, a parte il martirio del fratello ucciso dalla mafia, quindi era noto come fratello di un altro, è stato votato dai parlamentari, quindi dalla maggioranza di 1.000 parlamentari più alcuni rappresentanti delle regioni. 1.000 persone, ma non sono 1.000 persone, 1.000 persone l'hanno votato, ma non sono 1.000 individui, sono un gruppo o più gruppi di parlamentari che hanno obbedito all'indicazione dei loro capi, in questo caso di un solo capo. In quel momento il capo era uno solo, si chiamava Matteo Renzi. Mattarella è stato eletto e quindi nominato da Matteo Renzi, il quale ha imposto a Berlusconi, e ha litigato anche con Berlusconi che voleva un'altra persona, il nome di Renzi, il nome di, scusate, Mattarella. Quindi Mattarella non è stato nominato da 500-600 quanti siano deputati, ma da quelli che hanno risposto alla chiamata e all'ordine di un capo che è Renzi. Renzi ha scelto, ha tolto dal frigorifero, ha tolto dal congelatore, ha tolto dalla naftalina, da un luogo dove stava
da molti dimenticato, Mattarella lo ha ritenuto garante per la sua serietà, per i suoi titoli, perché aveva fatto per lungo tempo il parlamentare, è stato lungamente in Parlamento con me, ha fatto il ministro, poi era sparito, era andato guadagnando 470.000 euro al mese, all'anno, scusate, non vorrei esagerare, all'anno, a fare il membro della Corte Costituzionale, e lì era stato dimenticato. Renzi lo tira fuori, lo impone ai suoi e alla sua maggioranza. Litiga con Berlusconi, con cui aveva fatto un accordo che è saltato in quel momento, ma l'unico che ha eletto Mattarella si chiama Renzi. Renzi ha dato un'indicazione che è stata seguita dai gruppi che non hanno detto io ho un altro nome, no, hanno votato quello, perché il parlamentare quando sta in un gruppo, ecco perché sono del gruppo misto quindi sono libero, quando sta in un gruppo deve votare come il gruppo dice. Quel gruppo era guidato da Renzi, quindi non sono 1.000 persone quelli che dicono Mattarella eletto non dal popolo e in fondo neanche dal Parlamento, eletto da uno solo. Un solo elettore, un grande elettore che si chiama Matteo Renzi. Questo è il dato. Quindi che sia garante, forse dipende dalle sue qualità, ma che sia stato eletto, non eletto dal popolo e neanche dai parlamentari intesi come individui liberi, ma dai parlamentari intesi come gruppi parlamentari. 5-6 gruppi parlamentari che hanno messo insieme il numero di deputati sufficiente a obbedire all'ordine di Renzi di votare Mattarella. Quindi abbiamo un Presidente della Repubblica che dispone di un solo elettore, il quale nel frattempo poi, ma non raccontiamo perché, è decaduto. Passiamo al secondo non eletto, che è Conte. Abbiamo detto che sia pure eletto dal solo Renzi, per ragioni che non è inutile andare a cercare, ma che forse erano nel fatto che voleva una figura di garanzia lontana, equilibrata, che gli lasciasse campo libero. Sono illazioni, queste potete anche non accogliere, non sono questioni tecniche, vi sto dando degli elementi tecnici. Il Presidente deve chiamare e nominare il Presidente del Consiglio, che poi viene confermato dal voto del Parlamento, della maggioranza del Parlamento. Ora, anche qui c'è un'anomalia, perché ricordate che dopo molti tentativi non si riusciva a fare nessun governo, si rischiava di tornare a votare e quindi intorno a giugno, dopo le elezioni di marzo del 2018, Mattarella getta la spugna e chiama un tecnico, tale Cottarelli, che ha già fatto il suo governo, un governo con i suoi ministri, pronti come dietro una tenda ad apparire. Ma in quel momento arriva un messaggio, un segnale, un richiamo, arriva una zattera per Mattarella. E gli viene da Salvini e Di Maio, che all'epoca, ricorderete, decidono di fare un governo insieme. Ma chi dei due, entrambi eletti, Salvini molto, perché è capo del suo partito, Di Maio poco, perché il capo era Grillo, che non c'era più, e quindi lui aveva dei voti, come dire, vinti, ottenuti nel collegio contro di me, ma ottenuti da Grillo, non da lui. Lui come persona aveva raccolto pochissimi voti in passato, ma insomma diciamo che sono due leader che si alleano e devono valutare chi possa essere fra loro presidente, né Salvini né Di Maio, cercano una figura di mezzo. Quella figura non la conosce Salvini, la sceglie per la sua eleganza, per il suo equilibrio, per la sua distanza, certamente fino a quel momento ignoto a gran parte di noi, probabilmente ignoto anche a Mattarella, che quindi non può essere lui, come vuole la Costituzione, appunto, che noi dobbiamo rispettare, nominare. No, si consulta con Salvini e Di Maio, che gli portano il nome di Conte, anzi lo porta propriamente quello che lo ha voluto e scelto, perché aveva avuto più voti, oggi ne ha meno, i sondaggi si dicono che hanno molto meno della metà dei voti di prima, ma in quel momento erano il partito di maggioranza, avevano avuto più voti, Grillo aveva avuto più voti, e quindi è Di Maio che indica il nome di Conte, concorda con Salvini e lo porta a Mattarella, il quale cosa fa? Nomina Conte, non per sua scelta, ma per scelta di Di Maio. Quindi abbiamo doppiamente svalutato il Presidente del Consiglio, perché non è stato eletto da nessuno, non era in nessuna lista, e non è stato neanche nominato dal Presidente della Repubblica, il quale ha rinunciato a un suo compito preciso e ha nominato la persona che gli ha proposto e indicato Di Maio. Quindi il grande elettore di Conte è Di Maio. E in un qualche modo possiamo dire che dietro questo meccanismo in cui
Mattarella non esercita il suo potere e non nomina nessuno, ma prende un nome e lo indica, c'è anche Berlusconi, il quale, interpellato da Salvini e con me che gli dicevo no, non dare il via libera al governo, perché come sapete Salvini era alleato con Berlusconi e con la Meloni, quindi chiede una sorta di legittimazione per decidere di andare con Di Maio e con i grillini. E per 3 giorni Berlusconi pensa e poi dice sì. Quindi a nominare Salvini vicepresidente e a dargli il via libera è stato Berlusconi, non Mattarella. Mattarella non ha nominato nessuno. Ha accolto la coppia, in questo caso erano i 3, Salvini, Di Maio e Conte. Ma la coppia, diciamo, presidente e vicepresidente, Conte indicato da Di Maio, Salvini indicato da Berlusconi. Quindi è stato, come si dice, eterodiretto, non ha svolto la sua funzione, il compito che gli affida la Costituzione. Non è lui che ha scelto il nome di Conte, lo ha scelto Di Maio. Quindi un solo elettore per Mattarella, un solo elettore per Conte. L'elettore di Mattarella e Renzi, l'elettore di Conte e Di Maio. Di questi, l'unico che aveva voti suoi, perché era il capo della sua lista, era Salvini. Ed è per quello che oggi Salvini è più popolare di altri, perché i suoi voti sono voti del popolo. Il popolo sbaglia, dice Walter Ricciardi. Il popolo ha votato Trump, il popolo vota degli avventurieri. Ma il popolo può sbagliare, ma non sbaglia la democrazia. Vuol dire che la maggioranza degli elettori hanno scelto Salvini. Nessun elettore ha scelto Conte, nessun elettore ha scelto Di Maio, nessun elettore ha scelto Mattarella. Ecco perché la democrazia è malata, perché tutto questo è garantito dalla Costituzione. Ma la Costituzione è violata nel momento in cui non sono i parlamentari a eleggere il Presidente della Repubblica e nel momento in cui non è il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio. Sono 2 fattispecie che abbiamo visto. Il Parlamento è stato piegato dalla volontà di uno che è Renzi e il Presidente della Repubblica è stato orientato, è stato costretto per avere un governo a scegliere il nome che gli ha imposto Di Maio. Quindi capirete che queste cose che finalmente vi ho raccontato sono assolutamente verificabili. Sono la ragione per cui io non ritengo legittimi, al di là del fatto che la Costituzione gli dia una copertura formale, né Mattarella né Conte, li ritengo 2 presidenti senza popolo, 2 presidenti che nessuno ha eletto, per non parlare poi dei ministri che i vari Toninelli, i vari Di Maio sono lì come portavoce, come prestanome di Grillo, che non c'è, perché Grillo ha preso tutti i voti ma non è entrato in Parlamento perché non si è candidato. Quindi quella è un'altra storia di cui parleremo un'altra volta, ma questo riguarda, diciamo, le suggestioni, la emozione con cui si va a votare, ma la scelta, il voto a Mattarella e Conte non c'è stato da nessuno del popolo, da nessun cittadino e in fondo da nessun parlamentare. Renzi ha scelto Mattarella, Di Maio ha scelto Conte, quindi quel presidente, il Presidente della Repubblica, che aveva un solo compito, un compito importante, nominare il Presidente del Consiglio, e sappiamo quante volte è avvenuto in passato che sono stati chiamati presidenti votati come Berlusconi, presidenti votati come Prodi e presidenti non votati come Monti, come Letta, e quindi la funzione di chiamata e di nomina del Presidente della Repubblica è essenziale. Mattarella non l'ha esercitata, quindi eletto da un solo uomo che è Renzi, non ha eletto, anzi non ha nominato Conte, ma ha accettato il suggerimento, la segnalazione, l'indicazione, che poi è diventata una scelta sua, che lui ha assunto come sua, di Conte. Per cui questa è la storia, tutto è legale, tutto è preciso, ma capite bene che dove non c'è il popolo non ci possono essere i suoi rappresentanti, non può rappresentarmi chi io non ho votato, né come parlamentare, né come cittadino. Ecco, questo è quello che volevo dirvi sulle nomine di Conte e di Mattarella. In fondo, 2 nominati in modi anomali.